puntine sotto le sedie, materiale scolastico rovinato o danneggiato. Atti di bullismo che, secondo l'accusa, avrebbero portato uno studente comasco a provare ansia alla sola idea di andare a lezione. La vicenda, che si concluderà nei prossimi giorni davanti al Tribunale dei Minori di Milano, risale all'anno scolastico 2014-2015 e coinvolge un istituto superiore del Canturino, del quale non facciamo il nome per tutelare le persone coinvolte, tutte minorenni, sia la vittima degli atti di bullismo, sia i presunti bulli. 6 studenti sono a processo con l'accusa di atti persecutori in concorso. Stando all'accusa, avrebbero perseguitato un compagno di scuola, l'avrebbero preso di mira posizionando puntine sotto la sua sedia e rovinandogli libri e quaderni. Il materiale scolastico sarebbe stato in alcune occasioni rubato, in altre occasioni inzuppato d'acqua e rovinato irrimediabilmente. Atteggiamenti vessatori che, sempre secondo l'accusa, avrebbero generato nella vittima ansie e paure. Il giovane avrebbe anche perso l'appetito e sarebbe calato di peso. Per i 6 giovani accusati, il pubblico ministero ha chiesto la pena di un anno in semidetenzione. Oggi, al Tribunale dei Minori, ha parlato la difesa. L'avvocato Marco Favara, che difende 3 dei 6 giovani, ha chiesto in prima battuta l'assoluzione perché, ha detto, gli imputati non hanno commesso il fatto. In via subordinata ha chiesto di tenere conto dell'irrilevanza del fatto e delle circostanze attenuanti e in ulteriore subordine ha chiesto il perdono giudiziale. Le difese degli altri 3 imputati si sono associate alla linea dell'avvocato Favara. Si torna in aula il prossimo 27 marzo per le repliche e molto probabilmente per la lettura della sentenza.